Rimane ben poco dell'elicottero A109 della Eli Ticino partito stamattina da Roma alla volta di Falconara e schiantatosi in località Marcucci di Cingoli intorno alle 10. Morti sul colpo i tre occupanti del velivolo precipitato dopo una disperata manovra di atterraggio d'emergenza nei pressi di un campo dove stava lavorando un agricoltore della zona. Stavo lavorando nel campo e ho sentito, non è che ho visto all'inizio l'elicottero, ho sentito quel trattore che io ci lavoravo come se mi si fosse guastato tutto, un rumore talmente strano, e mi sono girato un attimo per controllarmi e mi sono visto l'elicottero a un mezzo metro dalla terra che è caduto e l'impatto. E subito dopo, appena che ho fatto l'impatto, si è incendiato subito, però all'inizio non molto, ma dopo 2 o 3 secondi è esploso. Io pensavo di dargli un soccorso, ma come sono saltato via dal trattore per dargli un soccorso non ho fatto nemmeno 2 passi, è venuta quella esplosione grossa. Le vittime, 3 uomini, Enrico Maria Mastroddi, avvocato 40 anni di Roma, il fratello Stefano, commercialista, anche lui romano, e il pilota italo-svizzero Ermanno Sarra, amministratore delegato del gruppo ospedaliero Ars Medica, alla volta di Monte Carotto per motivi di lavoro, quando proprio sopra la tranquilla frazione Marcucci il velivolo ha perso drasticamente quota, rasentando inizialmente i tetti delle case del posto e precipitando sul campo dove sarebbe esploso subito dopo l'impatto. Allora, io ho sentito un grande rumore strano per come passava l'elicottero, era un rumore strano. Poi tutta una botta ho sentito un botto forte e poi ho visto il fumo, però mio marito che era fuori ha visto passare questo elicottero e già era in fiamme. E poi era in fiamme quando? Quando ancora era in volo? Sì, anche quando era in volo. E poi dopo è caduto. Non c'era più niente da fare all'arrivo dei vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Apiro, che hanno potuto solo estinguere le fiamme e constatare la presenza a bordo dei 3 corpi carbonizzati. Quando siamo arrivati il velivolo era avvolto dalle fiamme, quindi abbiamo solo provveduto allo spegnimento, che comunque è stato un po' difficoltoso per causa del carburante presente. Era ancora pieno il serbatoio, quindi? Questo non lo so dire, comunque il velivolo era già avvolto dalle fiamme e noi abbiamo provveduto allo spegnimento. Le condizioni del tempo quando siete arrivati com'erano? Io sono arrivato un'ora dopo l'incidente, comunque erano come queste.